Attorno a te il silenzio interrotto dalle risa di chi ti guarda ma non sa ciò che tu provi. Il tempo passa ma non passa mai la solitudine, quel senso di inadeguatezza che da sempre vive e regna dentro te. Tu che cammini come un vagabondo per le strade senza mai una meta, nessuno sa quanto è difficile trovare una risposta che forse non c'è. Amici per la pelle, amici ma per carità, perché di tante parole alla fine giri solo come un cane per le vie della città. La notte oscura è la tua sola compagnia. Amici in ascolto di Radio Speranza in Blu, un caro saluto da Davide De Amicis che vi parla e ben ritrovati al nostro settimanale appuntamento con Incontri, l'approfondimento della nostra emittente radiofonica che oggi avete appena ascoltato vi porta a conoscere Nessuno lo sa, questo nuovo brano scritto da Alessandro Villa ed interpretato da Matteo Lendo Lenotti. E Alessandro Villa, 39enne, portatore di un deficit fisiovisivo, si occupa di volontariato e sociale ed è già la sua quarta uscita discografica. Un brano che ha voluto scrivere per esprimere il senso di disagio che si prova quando i disagi interiori non vengono compresi e anzi molto più facilmente vengono derisi, come nel caso dell'autore. Insomma, una storia personale di difficoltà, di disagio, di se vogliamo marginalizzazione. Non è così, Alessandro Villa, che è in collegamento telefonico con noi? Sì, esattamente, nel senso che comunque per le persone considerate tra virgolette normali o non modotate è incomprensibile capire quello che sono le difficoltà sociali, emotive o di approccio di una persona che già di per sé si sente inadeguata e diversa, figuriamoci se poi arriva da una o più ferite sociali che hanno lasciato un segno abbastanza importante nella propria vita, ecco. La tua è una storia chiaramente vissuta in salita, ma che ha saputo trovare poi un riscatto attraverso le parole delle tue canzoni. Quando è cominciata questa difficoltà, questa tua avventura che poi ti ha permesso di accumulare forse questa rabbia, questo disagio e di esprimerlo attraverso i brani musicali? Ma in generale per il percorso che ho fatto io, che è stato un percorso alternativo, non avendo frequentato le scuole pubbliche, ma un centro di riabilitazione per persone con qualsiasi tipo di, chiamiamolo, deficit, sia cognitivo che fisico, come nel mio caso, diverse situazioni. Comunque, da una parte c'è stato di positivo che ho potuto conoscere già dall'età di 4 anni la differenza tra le varie situazioni delle persone. Dall'altra parte la difficoltà poi di reinventarmi quando nel 2000 è finita per fortuna quell'esperienza e mi sono completamente immerso nel mondo della società generalista, dove però le altre realtà, tipo la mia disabilità, non era molto conosciuta. Possa nei primi anni 2000 non si era neanche molto attrezzati per accogliere una figura di cui non si sapeva niente, non si sapeva quali potevano essere i rischi che si poteva incorrere nell'accoglierla normalmente, come fanno tutte le persone, che ne so, in un oratorio, dove comunque non ho mai avuto niente contro nessuno, nonostante tutto, piuttosto in qualsiasi altro contesto. Lì ho capito, insomma, che ero diverso, l'ho sentito in modo più forte, questa cosa mi dispiaceva, perché comunque
ho sempre cercato di portare il meglio di me, e comunque in tutti questi anni, non avendo avuto delle figure di riferimento fisica, mi sono sempre adattato a seguire dei miti cattolici che praticamente partivano dalla televisione alla radio, e che poi con l'avvento di internet mi hanno permesso anche di interpretarmi direttamente. Penso tutte delle grandi delusioni, però ciò nonostante, partendo da dei fogli di carta, arrivando fino alla digitalizzazione, la mia, ho sempre avuto questa idea di esprimermi attraverso la musica, partendo dai testi stupidini, diciamo. Poi crescendo mi sono messo più sul contenuto, ho cercato di fare qualcosa. Poi ecco che un giorno di qualche anno fa ho avuto il magico incontro con John Toso di Italian Way Music, e uno dei miei primi testi che è stato prodotto da Fabio Fusi e Anto Paga è stato il trampolino di lancio, e praticamente da quello che è stato il mio secondo brano prodotto ufficialmente è partito tutto da capo, perché il primo brano l'avevo pubblicato su MySpace all'epoca dei primi anni 2000. Poi è cambiata la situazione, non c'è più stato MySpace, ovviamente avendo perso tutto sono ripartito da lì. La notte oscura è la tua sola compagnia, che ti divora, ti cucina a fuoco lento nel suo abbraccio, avvolto di malinconia. Perché nessuno sa, perché nessuno sente, perché nessuno può capire cosa provi quando dici che non sai nemmeno cosa sia la vera felicità. Ecco che in fondo al viale in direzione fabbrica. E abbiamo ascoltato un altro pezzo, un altro frammento di questo brano, Nessuno lo sa. Ricordiamo, brano scritto da Alessandro Villa, interpretato da Matteo Lendo Lenotti, un autore che ben si presta, un esecutore che ben si presta ad esprimere i versi di questa canzone, che appunto vuole esprimere un senso di disagio che si prova quando i disagi interiori non vengono compresi, anzi molto più facilmente vengono derisi. Un brano pop dalle sfumature malinconiche che tu, Alessandro, hai voluto dedicare a tuo cugino Marco, che forse inconsapevolmente ti ha dato l'opportunità di fare la conoscenza, scrivi nelle note di questa canzone, a circa 2 anni e mezzo da una relazione amicale finita male di un suo amico nel quale ha visto uno slancio positivo. È comunque un brano che vuole incoraggiare chiunque abbia vissuto, stia vivendo un momento difficile dal quale non sa come uscire, quindi insomma vuole essere proprio una canzone malinconica, ma dall'obiettivo, dalla finalità positiva, cioè quella di stimolare un riscatto, una ripartenza. Assolutamente, assolutamente, perché comunque come dicevo è stata dura, perché in questi anni ho comunque sempre tentato di avvicinarmi alla realtà dei non votati nella società generalista, e diciamo che si fa fatica, però attraverso appunto le varie realtà sportive prima di tutto sono riuscito a raccogliere qualcosa. Poi nell'escursus di tutte queste esperienze appunto c'è stata questa situazione che arrivava da un periodo proprio turbolento, un anno, è stato un anno brutto quello del 2018, perché ci sono state delle persone che hanno approfittato della mia, tra virgolette, ingenuità, ho ben capito la situazione, e hanno trasformato il rapporto che avevo amicale in una situazione prettamente professionale. Poi ci sono state delle persone che mi hanno un po' magari inconsapevolmente prestato, ero abbastanza distrutto, e poi appunto attraverso le varie realtà sportive ho conosciuto questa persona e mi ero trovato anche bene. Poi però
questo rapporto finito, per quello che mi aveva dato esempi, te lo dico con estrema commozione, mi ha portato nel panico, insomma, e per 2 anni e mezzo ho vagato in cerca di qualcosa che non ho mai trovato, non riuscivo più a legarmi effettivamente a nessuno, credevo di non bastare più nemmeno me stesso, e niente, poi appunto c'è stato un giorno, insomma, nel quale è capitato nella mia vita, grazie a mio cugino, questa persona che inizialmente appunto ho evitato perché avevo paura. Dopo mi sono fatto coraggio, gli ho spiegato perché l'avevo evitata, raccontandogli appunto gli escursus, e poi da lì ho sentito in questa persona un po' stesso motivo che mi ha fatto capire che forse proprio quando meno se l'aspetti che succede qualcosa di magico. Ecco, adesso siamo solo all'inizio e malgrado mi auguro che vada sempre tutto bene, non so come possa evolvere questa nuova situazione amicale, però mi ha dato appunto questo stimolo per avere questa immagine figurativa che dà speranza di questo volto che arriva all'improvviso sbucando fuori dal finestrino di una macchina che arriva nel buio, e mi ha portato un'idea di luce e ho voluto esprimerla come immagine astratta, simbolica, per raccontare, per esprimere il finale di questo brano, per dare speranza proprio perché questo brano esce appunto con lo slogan Never Stop Hoping, che vuol dire mai smettere di sperare, e voi che appunto siete Radio Speranza mi sembra anche abbastanza calzante. Assolutamente, assolutamente, per noi di Radio Speranza non smettere mai di sperare è assolutamente davvero lo slogan che ci accompagna ogni giorno attraverso tutte le nostre trasmissioni, ed è proprio l'obiettivo in fondo della nostra radio, che esiste da 40 anni e da 40 anni cerchiamo di invitare a non smettere mai di sperare. È davvero l'augurio più bello che ci fa Alessandro Villa e che noi a nostra volta gli riauguriamo di non smettere mai di sperare, di continuare a scrivere versi bellissimi come questi, e magari i prossimi saranno anche proprio per raccontare, magari chissà, la soddisfazione e la gioia di una vita sempre più ricca e piena, sempre più al centro insomma della nostra società, e quindi sempre più da protagonista. E davvero auguri ad Alessandro Villa per i suoi successi musicali, e da oggi, nessuno lo sa, sarà parte fissa e integrante della nostra programmazione musicale. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille a te, grazie mille a tutti voi, mi hai fatto commuovere, scusa, grande. E siamo onorati, e davvero auguri e complimenti, e grazie anche ai nostri radioascoltatori per essere stati in nostra compagnia. Incontri come sempre torna tutte le settimane, e seguiteci il sabato e la domenica qui sulle frequenze di Radio Speranza in Blu. Da Davide De Amicis che vi ha parlato, un grazie per la cortese attenzione e un risentirci a presto.